C-I-A, ciao. S-so-n-sono, C-cl-Claudio, I-m-p, imprudente. So, ciao, sono Claudio Imprudente, sono nato sotto le due torri. Era il 19 marzo 1960, quello è stato il giorno più importante della mia esistenza. Può sembrare banale dirlo, ma nel mio caso non è così. Infatti, quando il cordone ombelicale si è messo di traverso tra me e il mondo, mi ha causato una paralisi cerebrale che ha influenzato radicalmente la mia vita. Io parlo così, con gli occhi. In realtà, tutti abbiamo bisogno di almeno un'altra persona per poter parlare, a meno di non voler parlare da soli o con il muro. Quindi, se questa persona ha o meno un alfabetiere in mano, in fin dei conti, che differenza fa? C'è bisogno di una nuova cultura della disabilità, che miri all'inclusione, che non veda il deficit come qualcosa di esclusivamente negativo. Quando l'individuo con disabilità è libero di creare, lascia nel mondo un'impronta indelebile, quella di un essere umano. Ancora oggi temo di venir considerato una vittima della società, un fenomeno da baraccone. Temo si pensino cose del tipo, lui è diverso. Ma io voglio espormi come uomo, non come portatore di deficit. Ecco perché, se devo essere per sempre un vegetale, allora scelgo di essere un geranio.